Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Maurizio Gasparri, molte questioni sul campo. Adesso vi arriva un'altra agenzia, altri 34 diplomatici francesi espulsi dalla Russia. Mi sembra una reazione molto muscolare quella del day after Mariupol, certo. Cosa che non ci aspettavamo, francamente. E dall'altra parte la questione Svezia-Finlandia, da quello che raccontano in talk russi, sembra quasi che sia la Russia che si deve difendere dalla Finlandia, che ormai è un avamposto americano nel Mar Baltico. Gasparri. Allora, la Finlandia si trova in una posizione molto particolare perché ha un lungo confine con la Russia. La Finlandia ha una tradizione di neutralità pur appartenendo all'Unione Europea, non ce lo dimentichiamo, quindi non è che sia un paese avulso da un sistema di relazioni intenso con la realtà occidentale nella quale si riconosce, non era nella NATO. La Finlandia ha ospitato anche 40 anni fa trattati e incontri internazionali importanti, il trattato di Helsinki fu un momento importante, però voglio dire, Mirta, per fare un esempio molto chiaro e sintetico, che nel 1976 Enrico Berlinguer, bravo, che era il capo del Partito Comunista Italiano, bravo, nel 76, c'era l'Unione Sovietica, c'era Brezhnev, fece una celeberrima intervista al Corriere della Sera a Giampaolo Panza, l'ombrello, mi sento più sicuro, nella quale Berlinguer, che era il capo dei comunisti italiani, bravo, legato a Mosca in qualche modo, credo che all'epoca l'URSS desse ancora un sostegno anche economico al Partito Comunista, disse che si sentiva più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Esattamente. Ora questo è il tema. Una volta che la Russia riprende le sue dinamiche, esatto, che ci sono sempre state purtroppo, perché in Ucraina, in Crimea si è combattuto nel 700, si è combattuto nell'800, noi mandammo anche i bersaglieri del Regno di Sardegna nel 1853 alla guerra di Crimea. Gasparri. Stalin ha fatto morire 3 milioni di ucraini di fame. Scusi, ho finito, scusi. Quindi per dire che la Finlandia e la Svezia pensano che la NATO possa proteggerli di fronte a una ripresa di una dinamica aggressiva della Russia. Ecco, no, ma mi dica la cosa, quindi, no, per capirci io e lei, Svezia, perché io sono, non avrebbero aderito alla NATO. Sono sempre curiosissimo delle dinamiche del centrodestra, quindi lei pensa che Salvini e Giorgetti hanno detto delle corbellerie dicendo che questa è una cosa che allontana la pace? No, non dico che ci sono delle corbellerie. L'adesione della Svezia e della Finlandia polarizza la situazione. Tutti si vanno a schierare perché c'è il timore di un attacco teorico che poi noi ci auguriamo non ci sarà, ma la colpa è sempre di Putin. Se Putin, invece di occupare delle zone e bombardare l'Ucraina, avesse detto alla comunità internazionale ho dei diritti da rivendicare, come ha fatto già con la Crimea, certo, nel Donbass, altrove, avesse aperto una discussione, era un conto. Ha cominciato a tirare lui i missili e a occupare pezzi di Ucraina, è ovvio che la gente si vuole mettere sotto un ombrello protettivo, dopodiché sarebbe stato meglio un mondo di pace, il mondo di Pratica di Mare. Di cui ecco, bravo, fermiamoci un attimo, bravo, Gasparri, là volevo arrivare, Gasparri, deve sapere, allora devo arrivare anche da Cremaschi e da Cambi, però deve sapere che ieri ho avuto un'interlocuzione molto interessante con l'ambasciatore Vattani, che come lei sa meglio di me, fu segretario generale della Farnesina, certo, sia quando c'era Prodi che quando c'era Berlusconi, oh, e mi ha raccontato in maniera mirabile il primo incontro Putin-Berlusconi al G8 di Genova, nel quale Berlusconi aprì a Putin dicendo dovresti essere con noi nell'Unione Europea, un paese importante come il tuo, dovresti essere anche tu nella NATO, l'ho abbracciato alla fine dell'incontro, che nasce questo feeling, che poi abbiamo, poi è diventato epico il feeling, no? Cioè abbiamo queste foto meravigliose col Bacchi, Cagnolini, tutto, è tutta l'epica berlusconiana, ma onestamente, ride Gasparri, però è vero, ce l'abbiamo le foto stupende, fatemele vedere. Sì, sono belline, ne ho viste tante. Pure io, eccole qua. Pure il cagnolino voglio vedere. Su, era ragazzi, meglio un mondo dell'incontro. Scusi, quelli che ironizzavano sul colbacco, era meglio un mondo in cui ci si incontrava col colbacco che un mondo in cui ci si tira i missili. O no? Ma certo che sì. Allora, perciò proprio questo diceva Vattani, diceva certo, quel Berlusconi lì aveva fatto sentire Putin ben accetto, le aveva dato. Allora, naturalmente lei sa che Putin. Ecco, naturalmente lei sa che c'è tutta un'altra scuola di pensiero che pensa che anzi Berlusconi sia stato fin troppo, eccolo qua, coi figli addirittura. Però noi abbiamo